È stata presentata a Savona la manifestazione dal titolo Il lavoro lascia il segno, per festeggiare i 70 anni della cooperativa Vazzino, manifestazione che si svolgerà il 10, 11, 12 giugno in vari luoghi della città. La cooperativa ha oggi raggiunto notevoli capacità nell'economia savonese, ad esempio inserendosi con professionalità nell'area portuale e crocieristica. La cooperativa Augusto Vazzino, facendo movimentazione di merci e non, si intreccia con la sua città, si intreccia con i privati, si intreccia col porto, si intreccia con le realtà economiche, siano esse di tipo commerciale o di tipo industriale, da sempre con questa città. Noi siamo un esempio vero, pulito di autogestione. Il significato di questa iniziativa è, a partire dalla tradizionale commemorazione che credo che sia giusto fare dopo 70 anni di età, che non è un percorso né breve né banale. Oggi vuole ricordare, insieme alle iniziative, con i ragazzi delle scuole e con la città tutta, chi siamo, cosa vogliamo rappresentare, e unirci con la storia, la cultura e in seguito col futuro. Il 10 sarà un momento forse, cioè sicuramente più istituzionale, perché oltre a raccontare chi siamo e a spiegare il senso dell'iniziativa, ci sarà la premiazione dei nostri pensionati e insieme alle scuole e allo storico Riolfo e ad altri proietteremo immagini e diremo delle cose sui luoghi più importanti della nostra città, per poi finire domenica con le escursioni, una dedicata più al porto, una dedicata più alle cose nascoste e una collegata alla Resistenza, perché va ricordato che Augusto Vazzino fu un partigiano. Almeno tutti i turisti di altri paesi possono scoprire le bellezze di Savona. Mi piacerebbe far vedere il Priamar, perché è l'edificio che a me piace di più e perché secondo me è praticamente il simbolo di Savona, secondo me. L'esperienza con i ragazzi è stata ovviamente unica, in quanto i ragazzi, appena li rendi attori dell'azione educativa, tirano fuori il meglio del meglio. Perciò un'esperienza nata veramente dalla casualità ha portato a dei risultati insperati. E loro stanno proprio vivendo, conoscendo Savona e cercando di trasmettere ai savonesi ciò che loro stanno via via imparando. A me piace più il primo.